Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Ci eravamo lasciati, diciamo, per l'ultimo video Project Pen Level Up, perché di quello parleremo oggi, con un aggiornamento un po' poco succoso, ma che prometteva bene. Vado per ordine. Questo è un progetto che io ho visto dal canale di Carolina Bonanni, però è un progetto che è stato inventato da una ragazza che si chiama Sofia Alexandra e anche lei va avanti con questo progetto qui su YouTube. È un progetto di utilizzo palette, è strutturato su livelli, in particolare i livelli sono 5. Cosa succede ad ogni livello? Si sceglie una palette e in base al numero del livello bisogna utilizzare gli ombretti tot volte. Per esempio, primo livello si utilizzano tutti gli ombretti di quella palette almeno una volta e si cerca di bucare un ombretto. Secondo livello si utilizzano almeno due volte, si cerca di bucare due ombretti e così via. Quindi l'ultima volta che ci eravamo visti noi per questo aggiornamento, io vi avevo mostrato la palette del primo livello con la quale avevo completato gli utilizzi, ma non ero ancora riuscita a bucare nessun ombretto. E poi vi avevo mostrato qual era la palette che volevo inserire per quanto riguarda il secondo livello. E io inizierei proprio dalla palette del primo livello. Perché se sono qui è perché sono riuscita a bucare un ombretto. Come vi anticipavo, diciamo che i candidati potevano essere due, Lituation o Shuckington. Scusatemi, la palette in questione è la Jackie Aina di Anastasia Beverly Hills. Allora, dopo ben 7 utilizzi sono riuscita a bucare l'ombretto Shuckington. Vedete che c'è anche un bel buco largo. Quindi vi faccio giusto un recap generale. Il colore Soleil l'ho utilizzato 4 volte, Supreme 7 volte, Pinker 7 volte, Big Wig 7 volte, Dollars 1 volta, Credit 6 volte, Lituation 1 volta, Zem 1 volta, Wigalies 1 volta, Shuckington lo abbiamo appena menzionato 7 volte e poi l'ho pannato, Trust Issues 3 volte, Edges 1 volta, Sponsored 1 volta, Ginger 4 volte. Quindi con questi utilizzi si conclude il ciclo di questa palette. Io sono contentissima perché ovviamente sapete che bucare un ombretto, bucare una cialda di qualsiasi cosa, di qualsiasi prodotto è una cosa che mi dà tanta soddisfazione. Questa palette per il momento va in pensione, ci saluta, chissà che magari non la rivedremo in qualche altro, insomma, livello, chi lo sa, più avanti. E passiamo alla palette che io avevo scelto invece per il secondo livello. Era, anzi è perché ancora in utilizzo, la palette Sensation di Wycon. Questa palette contiene 12 ombretti per i quali non è segnato un nome, quindi io sono andata semplicemente a numerarli da 1 a 12 e mi sono segnata gli utilizzi. Vi anticipo che ancora non c'è nessun buco, vi faccio vedere anche lo stato di usura della palette, però come potete vedere, se la metto insomma un po' più girata, c'è il color panna, c'è il marroncino, ma c'è anche questo qui che iniziano a dare i primi segni di cedimento. Quindi vi elencherò adesso gli utilizzi per ciascun ombretto. Per qualcuno già ho superato insomma gli utilizzi, per qualcun altro ancora no, perché appunto essendo la palette del secondo livello tutti gli ombretti devono essere utilizzati almeno 2 volte. Allora, cerco di metterla, la tengo così perché altrimenti vi specchia troppo. Il color panna è stato utilizzato finora 7 volte. Questo colore qui, che ho numerato come 2, è stato utilizzato 7 volte. Il colore 3 una volta. Il colore 4 ancora 0 utilizzi. Il colore 5 una volta. E il colore 6 una volta. Tra l'altro è quello che sto indossando in questo momento. Poi il marroncino opaco, quindi il colore 7, è stato utilizzato 8 volte. Il colore 8, quindi questo qui accanto, è stato utilizzato una volta. Quest'altro colore, il 9, anche lui una volta. L'altro opaco della palette è stato utilizzato 7 volte. Poi il colore 11 è ancora a 0 utilizzi, mentre questo qui, il colore opaco più scuro della palette, è stato utilizzato 4 volte. Quindi ho utilizzato tutti gli ombretti almeno una volta, tranne questo qui e questo qui sotto,
che sono ancora a zero utilizzi. Quindi diciamo che per gli shimmer, escluso questo qui accanto al panna che utilizzo all'angolo interno come punto luce, ho completato gli utilizzi quasi per tutti tranne che per due ombretti. Scusatemi, ho completato il primo utilizzo per tutti tranne che per due ombretti, quindi dovrò riutilizzare tutti gli shimmer per arrivare a due utilizzi, dopodiché ci dovremo concentrare sul bucare questa palette. Allora, come vi anticipavo, diciamo, le mie previsioni per quanto riguarda questa palette sono sicuramente di bucare il color panna, penso, perché vedete che è bello scavato, ma anche questo qui non riesco a farvelo vedere bene, però è bello scavato anche lui, forse così lo vedete. Perché essendo un, ecco, così sì, essendo un colore che utilizzo tanto all'angolo interno per creare il punto luce, ovviamente lo vado a prendere spesso, tant'è vero che ha 7 utilizzi al pari di quelli là, insomma, più utilizzati della palette, quindi cerco di scavare sempre nello stesso punto e prevedo, insomma, di bucare questi due. Poi chissà, insomma, non poniamo limiti alla provvidenza. Quindi questa palette qui rimane nella mia beauty bag perché ovviamente non è ancora uscita dal project Level Up. Andiamo avanti e decido, insomma, con questo aggiornamento di introdurre anche la palette del terzo livello, proprio perché dato che mi sto concentrando tanto su questo, diciamo, questi progetti di smaltimento palette, utilizzo palette, prevedo di utilizzarla nella beauty bag del mese di luglio e ho deciso appunto di aggiungere la palette del terzo livello. Allora, so che probabilmente questa scelta vi lascerà un pochino perplessi, ma cercate di seguirmi nel mio ragionamento perché effettivamente se mi seguite probabilmente lo capirete. Non perché voi siate stupidi, per carità, però adesso capirete quando vedete la palette. Ho deciso di mettere al terzo livello una palette di Charlotte Tilbury. Ora, sono consapevole del fatto che sarà facile raggiungere i 3 utilizzi perché con 3 utilizzi, praticamente 3 utilizzi totali, scusate, della palette, io avrò utilizzato tutti e quattro gli ombretti 3 volte, perché con questa palette praticamente si fanno uno, massimo 2 look diversi. Sto esagerando dicendo 2 look, quindi la utilizzo una volta, la utilizzo 2, la utilizzo 3, ho completato i 3 utilizzi. Su questo ci siamo, quindi dal punto di vista degli utilizzi ho scelto una cosa dove mi piace il vincere facile, lo ammetto. Però perché ho deciso di inserire questa palette? Punto primo, è una palette piccola, mi può tornare comoda proprio nell'utilizzo del mese di luglio, per l'estate, se mi sposto, se vado in giro, mi piace tenere una palette piccolina e allo stesso tempo porto avanti anche un progetto, mentre sfrutto qualcosa di comodo. Punto secondo, diciamo che la difficoltà qui sarà bucare 3 ombretti, che io prevedo che saranno questo qui e questo qui. Come potete vedere, la palette è già abbastanza utilizzata, ma non tanto scavata. Quindi la vera difficoltà di questa... Scusate, sono fuori fuoco? Ok. La vera difficoltà di questo livello per me... scusatemi. Non sarà tanto raggiungere gli utilizzi, perché ovviamente li raggiungo facile, ma sarà appunto bucarli, perché gli ombretti di Charlotte, per chi possiede qualche palette lo sa, sono comunque degli ombretti ben pressati. Non sarà facile bucarla, sono sicura di questa cosa, però allo stesso tempo, essendo una palette che possiedo da un po' di tempo e comunque una palette che mi ha dato tanta soddisfazione, io vorrei sfruttarla al massimo, anche perché non costa poco, la voglio sfruttare al massimo, voglio provare a finirla in un futuro, voglio che questa palette diventi vuota, o almeno i 3 ombretti. Questo qui sarà difficile perché comunque lo prendo con il dito, è un po' complicato, poi si vede che ha fatto anche un po' di patina, quindi dovrò andare a grattare, insomma, sarà un po' difficile da gestire, però gli altri 3 ombretti io spero in un futuro di poterli vedere vuoti e di poter gestire questa palette da vuota. Quindi diciamo che sì, ho scelto una palette abbastanza facile dal punto di vista degli utilizzi, però è difficile da bucare. Quindi ho fatto il ragionamento inverso rispetto a quello che ho fatto per la Jackie Aina. Se ricordate, al primo livello vi dissi: è vero che questa palette ha tanti ombretti, però è una palette che
sono sicura di bucare facilmente perché gli ombretti di Anastasia Beverly Hills sono abbastanza polverosi. E così è stato, perché con 7 utilizzi ho bucato Shuckington. Qui facciamo il ragionamento inverso, però vi ho spiegato le motivazioni, spero di riuscire a cogliere il massimo da questa palette. Poi diciamo che il terzo livello è un livello abbastanza intermedio, non siamo né nelle cose complicate né nelle cose insomma più facili, e in realtà io ho paura per il quarto e quinto livello, perché già so che bucare 4 ombretti e 5 ombretti probabilmente sarà impossibile per me, ma ci penseremo strada facendo. Io nel frattempo, con questa nuova aggiunta, quindi questo video sarà un aggiornamento bello succoso, io vi saluto, spero insomma che i miei video vi piacciono, spero che vi faccia piacere rimanere in mia compagnia, vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video.